La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Stavo pensando a una cosa e per fortuna siamo arrivati anche a un altro tot di cristalli, che io chiamo cristalli ma sono frammenti. Stavo pensando alle skin qua per l'arma. Per chi conosce il gioco saprà che nel finale cattivo noi uccidiamo un determinato personaggio e lo uccidiamo sostanzialmente mettendogli l'amplificatore per terra conficcato qua in mezzo al collo. La mia domanda è: con un'arma come la katana o qualsiasi altra arma, come anche la clava da cavernicolo, cosa succederebbe? Tra l'altro, visto che già ci siamo, ecco fatto. La prossima missione è indagine al deposito dei treni. I raid della banda del ghiaccio sono più frequenti, ma Bertrand va sempre in quel deposito dei treni. È strano. Perché mai un ricco bastardo come Bertrand dovrebbe sporcarsi le scarpe in quella melma? Devo ancora scoprirlo. Prenderlo in una delle sue capatine? No, impossibile prevedere quando va. Ehi, io so cosa ha in mente, ma lei non mi ascolta, Cole. Ehi, Nix, perché non lasci parlare gli adulti? Che stronza! Sto ascoltando. Sentiamo, Nix. Ok. Sapete come combatte Bertrand? Ha anche altri poteri. Quei cosi nella palude sono suoi! Vuoi dire i mostri? È lui che li crea? Sì. Ma va? L'ho visto io stessa. All'inizio sono selvaggi, poi lui fa loro qualcosa e quei mostri sono al suo servizio. Quindi stai dicendo che lui li lega a sé? Già. Sì, come un orso ai suoi orsetti. È quello che sto dicendo. Andiamo. Bertrand è la loro mammina. Esatto. Nix, ma come fai a saperlo? Sono stata lì io stessa, ho anche provato a farlo. Mi sono fatta un mostro per me. Stai dicendo che hai un mostro tuo come un cane o un gatto? Povero piccolo, stavamo scappando, ma la milizia ci ha scoperti. È morto per proteggermi. Cazzo. Sì, molto commovente. Ma se quello che dici è vero... Aspetta un attimo, mi stai dando della bugiarda, Biancaneve? Biancaneve. Basta. Se quello che dici è vero, Cole, forse io e te dovremmo andare a cercare qualche prova. Se dimostriamo che questa storia è vera, potremmo far rivoltare l'intera città contro Bertrand, dopo aver liberato più prigionieri possibile. Ovviamente. No, io e Cole andremo soli. Tu mi coprirai, mentre io stabilisco il legame con quei mostri. Pensa al putiferio che scateneremmo con un esercito di quelle creature. Devo pensarci un po' su. Siete tutti pronti a partire? Ma è quello il punto, Nix. Cole! Non bisogna fare un casino, purtroppo, ovviamente, cosa che già anche un altro ragazzo mi ha scritto in un commento, giustamente, però capisco anche l'esigenza di gioco, diciamo, purtroppo fare per forza di cose Nix equivale ad essere karma cattivo, quando, appunto, chissà come finisce il gioco, saprà che scegliere un determinato personaggio non per forza equivale a scegliere il giusto karma a volte. Quanto ci fai che tra poco, visto che ci stiamo avvicinando all'obiettivo di Quo, ci chiamerà? Quei mostri mi servono. Se potessi averne qualcuno, le cose cambierebbero. Tornerei felice. Certo. Loro, uccidere Bertrand sarà facile. Purtroppo, Nix, te l'ho già spiegato. No. Non è il casino che dobbiamo creare. E purtroppo, vabbè, capisco che tu vai con Nix, che effettivamente non è propriamente una stinco di santo, però per forza di cose, se scegli Nix, vai a scegliere il karma cattivo. E non è propriamente, a parer mio, una gran verità. La missione diventa quindi Bertram a nudo. Qua, pronta a smascherare Bertram? Sto ancora cercando una via di accesso all'antenna TV. Ci vorrà più del previsto. Meglio se vai senza di me. Va bene. Posso aspettare? No, no, abbiamo poco tempo. Ascolta, il deposito dei treni è circondato da torri di guardia. Ho trovato un passaggio in cui potresti infilarti, ma dovrai fare il giro lungo. Ok, ci penso io.
Tra l'altro, una vecchia missione achievement mi chiedeva di uccidere in una zona piena di nemici senza elettricità. Shock alla testa, fatto su 10. Perfetto. Quindi, granata a grappolo ce l'abbiamo. Dobbiamo però per forza attivare la granata di ghiaccio. E vai! Che poi, come obiettivo in realtà, diventa difficile nel momento in cui fai il, diciamo, karma buono. Perché ovviamente con il karma cattivo tu puoi fare il biodrenaggio e risucchiare l'elettricità dalla vita della gente. Mi sono ricordato di una cosa. Mi dice anche di farlo in una zona che non è... cioè, durante una parte che non è di missione. Sembra che metà della città sia stata contagiata. Starai bene. Ulla, che combo. Che poi stavo guardando i trofei e per fare la missione dobbiamo uccidere 50 nemici in una zona senza elettricità. E a meno che non ce la fanno fare adesso l'elettricità, l'ultima zona senza elettricità è proprio questa. Ehi, ottimo lavoro, Quo. Esatto, brava Quo. Che ha narcotizzato la gente, brava. Ok, Quo, sono dentro. Usa la fotocamera. Dunque, dovrebbero tenere i prigionieri in un vagone merci nei pressi della tua posizione. Vedi se riesci a fare una foto. Fatto. Bello scatto. È un buon inizio. Ma ci serve altro per smontare Bertrand. Va bene. E torneremo a liberare quelle persone. Esatto. A proposito, i tuoi poteri tendono ad attirare l'attenzione. Sì, l'ho notato anch'io. D'accordo. Smetto di usarli per ora. Cole, attento. Le guardie sono sedate, ma ti noteranno se ti avvicini troppo. Va bene. Sto facendo questa cosa in modo iper stealth. A meno che non alzano lo sguardo, non mi vedranno. Eccoli qua. È difficile credere che prima fosse una persona. Beh, effettivamente sì. Purtroppo, non dovendomi far notare, dobbiamo prendere questa strada veramente molto larga. Beh, non è andata bene. Nonostante comunque fossi in una zona elevata, come ce l'hanno richiesto, tra l'altro. Tra l'altro stanno parlando proprio di questo. Hanno appena detto: non ti dà fastidio che i mostri siano opera di Bertram. Ecco, fatto. Cole, attento, sei troppo vicino. A chi? Non c'è nessuno. Il bersaglio è troppo lontano. Bella foto. Ottimo, continua a scattare. Vai, 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 tranquilla, ci penso io. L'ultimo dei treni è qua. Troppo lontano, ovviamente. Fatto. Questo è il peggiore, effettivamente, c'è ragione. Che Bertrand sia lì, si dirige verso il grosso magazzino. Ottimo, forse è lì che crea i mostri. Potrei coglierlo sul fatto. Che palle. Se riesci a scattare quella foto, Bertrand è finito. Ero appena tornato indietro. Però sicuro, appena cerchiamo di scattare la foto, libererà uno dei mostri quelli grossi, sicuro. Credo... esatto. Di solito questi vecchi magazzini hanno dei lucernari. Prova sul tetto. Grazie, Quo. Abbassa, Thomas. Ti prego. Quo, avevi ragione. Eccolo là. Devo sentire Bertrand all'interno, ma non lo vedo. Continua a cercare. È lì. Deve esserci un punto da cui poter scattare una foto. Ma se siamo già qui, lo vedo. Spostati a sinistra. Spostati a destra. Vabbè, peggio di questa foto non la potevamo fare, no? Vediamo dove ci porta. Sinceramente da nessuna parte, visto quanto era lontana. D'accordo, d'accordo. Che capisco. Non devi essere stato. Va tutto bene, va tutto bene. Non ti siedi un secondo. Bene, così. Bene. Bene. Andrà tutto bene. Esatto. Non arrenderti, Nate! Ti tireremo fuori quel demone! Fatto di impiegarci! Costa la notte!
Che stronzo. Certo che è proprio stupido. Raggiungi il magazzino e fotografa Bertrand. Fammi indovinare, devo entrare? Ma... vabbè. Non è quello che doveva succedere, però. Shh. Oh, credo di aver proprio quel che ci serve. Sto trasmettendo le immagini proprio ora. Finalmente la gente conoscerà il vero Bertrand. Tienimelo in fresco finché non arrivo. Ma sei tu quella di ghiaccio, mica io. Mezza città vuole unirsi alla causa. Siamo pronti a scatenare l'inferno laggiù. D'accordo, ma sbrigatevi. Dobbiamo prendere Bertrand prima. Prima che riesca a scappare. Bello quel blueberry, eh? Anzi, Blackberry. Bastardo. Oh no! Agli ordini. Lui dov'è? Bertrand può aspettare. Liberiamo i prigionieri. Certo. Ok, ragazzi, addosso! Allora, aspetta un attimo. E via! Dove sono? Dove sono? La telecamera si era un attimo smarrita. Ecco fatto. E via, anche voi. Vai, 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 vai. A posto. La tizia. Vabbè. Tieni impegnati a questa gente. Io vado a liberare i prigionieri. E già che ci siamo, prendiamo anche quei frammenti che riusciamo a trovare. I veri mostri siete voi, certo. Un po' di... un po' di sano qualunquismo qui, eh. Va bene, credo sia arrivato... Che ha fatto? Aspetta. Scudo di ghiaccio. Porca mia. Ok, lo scudo è inutile contro questo qua grosso. Buono da sapere. Merda. Non vedo. Perfetto. Ma porca miseria. Tanto finché resto dietro i treni non mi può prendere. A meno che non faccia quella cagata. Grazie. In cui tira fuori la lingua e cerca di catturarmi. Porca miseria. Ste caccole maledette fanno veramente male, danno un fastidio assurdo. Però finché riusciamo... Ma vaffanculo però, dai. Avevo lanciato il razzo e mi ha bloccato all'istante. Certo, certo, lancia la lingua quanto vuoi. Coglione di merda. Vabbè. Come al solito, quando il gioco vuole e quando invece io, sono due cose totalmente diverse. Dai. Di nuovo. Ho bisogno di elettricità.
Dovreste andare a combattere, sai? Oh, stava facendo pure il giro, bravo. Vabbè però. Dai, apri la bocca. Apri ancora un po' la bocca, per favore. Ma vaffanculo. Ste maledette caccole però. Dai. Oh, è finalmente andato. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro, ho fatto tutto io. Vorrei anche ben vedere. Ecco qua. E via. Oh oh oh, aspetta, quello mi serve. E con questo abbiamo liberato tutti. L'importante era tirare giù quello grosso schifoso, poi il resto era in più. Mi spiace tesoro, il mio piano era meglio. Certo, come no. Non erano questi gli accordi. Ma io non ero d'accordo. Non mi frega di quel che dice Miss Perfettina. C'ha ragione lei però. Sono mostri, Nyx. I miei piccini ci saranno molto utili. Vedrai. Oh, se riesci a distinguerli. Buon per te, Nyx. Dobbiamo la vita. Scappate prima che tornino le guardie. Grazie. E quindi? Prego, prego. Stanotte siamo stati bravi qua. Questa sarà pericolosa. Andare in giro con una divisa della polizia. La città è finalmente libera. Sì, però Bertrand è ancora là fuori. Ogni uomo, donna o il mare conosce. Lo prendo. Ok, io pensavo che potevo fare un giro per vedere dove andavano i mostri di Nyx, però a quanto pare no. Fratello, devi venire qui subito. Ho appena scoperto che... Beh, devi vederlo per crederci. Fai in fretta. Va bene, arrivo.